Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo del libro del maggior Donald Edward Keyhoe, The Flying Saucer Are Real, un classico libro di ufologia. Ottimo testo, io vi consiglio di andarlo a leggere in lingua originale, che si trova gratuitamente in PDF su internet, perché è un ottimo testo da iniziare a leggere prima di approcciarsi al fenomeno ufologico, onde non perdersi per strada. In questa rapida bloggata auto vi parlerò proprio del libro. Il link in descrizione invece vi porta alla mia bloggata, dove potrete trovare il testo in inglese oltre ad una intervista del maggiore Keyhoe. Dunque, il maggior Keyhoe nel suo testo propose, a dimostrazione delle sue tesi, una serie di eventi relativi alla fenomenologia Foo Fighters, che fu avvistata da piloti americani, canadesi, giapponesi, tedeschi, britannici nell'Oceano Pacifico, quanto nell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del conflitto, gli alleati aprirono i cassetti segreti dei nazisti e dei giapponesi, scoprendo che i Foo Fighters, che erano stati avvistati durante la Seconda Guerra Mondiale, non erano prototipi segreti giapponesi o nazisti, poiché non erano nemmeno velivoli segreti degli alleati. Fu chiaro agli alti quadri americani, canadesi e sovietici che le criptiche manifestazioni tecnologiche erano una silente prova di visita extraterrestre sulla Terra. Infatti, storicamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la nascente USAF negli Stati Uniti aprì una serie di progetti di studio, SIGN, GRUDGE e Blue Book, proprio sul tema degli UFO. Ora, l'intervista che potete trovare nel link in descrizione di questo file vi porta direttamente alle parole genuine del maggiore dell'US Marines Donald Keyhoe, quando all'epoca presentò il suo libro. L'autore parla di basi aliene su Marte, alieni in visita sporadica sulla Terra, inoltre assenze di ostilità. È rilevante sottolineare che i servizi segreti dell'Australia, che avevano letto e studiato il testo di Keyhoe, al termine della loro analisi, i servizi segreti australiani, che avevano creato un panel ad hoc, ritennero i contenuti del maggiore Keyhoe un testo interamente genuino, quindi corretto e veritiero, e all'epoca il panel australiano valutò che il testo del maggiore Keyhoe fosse una buona approssimazione della verità su quanto si celava dietro il fenomeno UFO. Molti documenti dei servizi segreti australiani poi sono stati declassificati e quindi è possibile rintracciarli. Il rapporto ufficiale sulle Flying Saucer del 15 febbraio del 1956 del VFSIC, ossia il Victorian Flying Saucer Investigation Committee, per supportare appunto l'intelligence australiana. Questo comitato appunto sintetizzò il libro di Keyhoe e il panel riportò appunto che quanto scriveva Keyhoe era corretto. Dunque, tra i vari casi, non ve li sto a dire, se siete interessati a queste cose è bene che andiate a leggervi il libro. Keyhoe parla appunto di casi storici, quindi i rapporti dell'US Army Air Force di piloti, quanto americani quanto britannici, della RAF, che avevano segnalato praticamente le luci anomale che volavano parallele e in formazione praticamente ai bombardieri americani, quanto oggetti Foo Fighters, per intendersi simili alla fenomenologia di quanto si vede oggi da lungo tempo, anche prima ad Esdalem, che giravano intorno praticamente ai bombardieri e che non ebbero mai a manifestare questi oggetti, diciamo, attività ostili nei confronti, diciamo, delle forze aeree che si stavano combattendo sulla Terra.
Ora, il testo di Flying Saucer Are Real, scritto da Keyhoe, fu stampato in edizione economica da Gold Metal Books nel 1950. Il libro ebbe un enorme successo, tanto da rendere diffuse e popolari molte idee ufologiche ancora oggi ampiamente ritenute vere dalla popolazione americana. Keyhoe sostenne nel suo testo che l'USAF stava indagando su questi casi di incontri ravvicinati applicando la politica del cover-up al fine di nascondere l'esistenza aliena al pubblico. Keyhoe affermò poi che questa politica era stata gradualmente sostituita da una lenta e cauta politica di rivelazione. Keyhoe nel suo testo affermò inoltre che la Terra era stata visitata dagli extraterrestri almeno per 2 secoli e la frequenza di queste visite a suo giudizio aumentarono bruscamente dopo il 1945. Citando prove aneddotiche, Keyhoe disse che l'USAF aveva modificato ed adattato tecnologie aliene per sviluppare nuovi sistemi d'arma e tali tecnologie forse sarebbero state rivelate al pubblico solo quando l'URSS, quindi la guerra fredda, sarebbe finita, quindi l'URSS non sarebbe più stata una minaccia. Che cosa vi posso dire? Questo è un ottimo testo dei Flying Saucer Are Real, nonostante sia del 1950, è un testo che a mio avviso va letto prima di approcciare al problema UFO, perché pone, diciamo, le premesse per effettuare qua un'analisi successiva. Ci si pone il problema se gli avvistamenti sono reali e misurabili, poi si valuta praticamente quanto plurime testimonianze hanno descritto, di conseguenza luci anomale che praticamente volano accanto a aerei, volare accanto agli aerei indica, diciamo, un segno che comunemente in aeronautica implica amicizia o comunque in un qualche modo non segno di ostilità. Poi abbiamo luci riportati da Keyhoe che appunto volavano intorno agli aerei e poi successivamente queste luci si allontanavano, quindi non si può dare la colpa ai fenomeni atmosferici, perché appunto questi oggetti prima si avvicinavano, volavano in circolo intorno a bombardieri che volavano e poi queste luci praticamente si allontanavano, quindi di conseguenza queste luci manifestavano, diciamo, una propria intelligenza e capacità di volo di cui non se ne comprendeva, non se ne comprende a tutt'oggi la fisica. Quindi una manifestazione tecnologica che al momento appare poco nota, perché poi fu, diciamo, sostanzialmente cover uppata, diciamo, anche il termine Flying Saucer, che all'epoca, diciamo, salcicce volanti di solito veniva equiparato ai missili V1 e V2, ma che non avevano niente a che vedere con la fenomenologia appunto dei Foo Fighters. Successivamente nacque l'acronimo UFO, che poi successivamente ebbe tantissime modifiche come res inesplicata volens, ovni e poi ultimamente UAP, tutte minchiate, sigla minchiata, perché il termine più corretto è appunto UFO, oppure se ci si riferisce al periodo storico del 1950, Flying Saucer. Io vi consiglio di andare a leggere e scaricare questo testo, che è veramente bello da leggere, peraltro anche in lingua in inglese, che comunque è facile da leggere e comprendere, che appunto approccia per la prima volta, diciamo, ad una ufologia razionale, limitandosi quindi a non considerare tutta quella serie di ipotesi aggiuntive prive di significato che furono poi inventate dalla fuffologia, perché se appunto si ha una manifestazione tecnologica nei cieli che indica capacità di volo intelligente e poi sparisce praticamente nello spazio o se ne va a velocità incredibili con accelerazioni non replicabili, non sopportabili praticamente dalla fisiologia umana, in un'epoca nel 1950 ancora neanche esistevano i microprocessori e i droni, o comunque droni per come li intendiamo noi oggi, ecco che è evidente che una manifestazione tecnologica di questo tipo
volo intelligente non presente, diciamo, in nessun arsenale sulla Terra, non ci vuole molto a capire che si tratta di visite manifestazioni tecnologiche e visite praticamente di intelligenze aliene sul nostro pianeta. Per questo episodio è tutto, io vi saluto, un saluto, ciao, alla prossima.